Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati! Bentornati anche oggi in un nuovo video. Siamo qui in bagno, sono nudo, più o meno, non lo saprete mai sotto se indosso qualcosa o no. Niente, voglio fare un video, non nuovamente un video in cui mi taglio barba e capelli. Mi taglierò anche i capelli, ma ragazzi, ho deciso di ritagliarmi la barba. Tornerò pelatino, non lo so, è un botto che voglio farlo, ci stavo pensando, ultimamente mi hanno convinto diverse cose, quindi sì, taglierò sta cazzo di barba. Volendo, in 3 settimane, un mese, penso che torni uguale. Quindi facciamolo e non ci pensiamo più. Bene, prendiamo la nostra affidata macchinetta. Ma dato che ci siamo, non mi sono mai visto, non mi ero mai visto con la barba lunga. Quindi ora proverò, non lo so, a lasciarmi prima dei basettoni o comunque a lasciarmi baffetti e pizzetto. Poi magari mi lascio solo i baffetti, non lo so, facciamo qualche cavolata così per vedere il tutto assieme. Quindi macchinetta che sarà anche un po' scarica, vabbè. Ragazzi, mamma mia, non l'ho detto a nessuno, poi andrò a beccare anche la cele. A Genova, la mia amica, quella che mi ha fatto le unghie nel video di lunedì, quella che tatua, quella che, vabbè, già l'avete conosciuta negli altri video, se non l'avete fatto, andate a vedervi gli altri. Non ho detto appunto niente anche a lei, come stavo dicendo, quindi arriverò là, mi tirerò via la mascherina, così all'ultimo. Lei non mi ha mai visto senza barba, anche perché la barba l'ho iniziata a far crescere a fine anno scorso. Lei la conosco da meno e quindi niente, sarà uno shock abbastanza anche per lei. Uno shock. Abbastanza ciao, ma non c'hai la barba? Sì, cazzo, pensavo facessimo una qualche faccia strana. Ci ho rovinato il video. Così come niente fosse, no? Non mi aveva mai visto senza. Io che Non c'hai la rovino barba. il video. Neanche te ne sei accorta lì. Partiamo. Oddio ragazzi, mamma mia, vedo da tantissimo, sembrerò anche più magro, che già sono magro, più così. Bam, cos'è sta cosa? No, è orribile. Ah no, aspettate, devo fare anche l'altro lato. Dio, cos'è sta cosa? No, guardate, fantastico. Cioè, fantastico, non mi sono mai visto così in vita mia. Cos'è sta punta qua sotto? Vabbè, allora a sto punto tiriamo via qua e ragazzi, molti di voi che magari hanno iniziato a seguirmi da poco, ecco qua che rispunta fuori l'ultimo, uno degli ultimi tatuaggi che avevo fatto. Vabbè, l'ultimo è stata la schiena, però l'ho fatto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, se non sbaglio, e non l'avevate visto. Non so se passarci anche la lametta dopo o lasciarlo così con la barbetta tagliata dalla macchinetta. No, ci passo la lametta, dai, un botto che non lo faccio. Meno male che comunque tra mascherine e tra il fatto che sono stato al lago solo un giorno e non ho preso sole, non mi sono abbronzato troppo la faccia, non lo so, sono un po' più scurino forse qua che qua, però qua c'è anche tatuaggio, quindi non sembro abbronzato e bianco. No, così no, assolutamente non lo lascerei mai, ragazzi. Continuiamo, finiamo le basettine di qua. Anche sui social ora aspetterò a mettere video, magari le metterò con la mascherina che così non si vede, anche perché ovviamente se li metto, che almeno lei se si guarda poi le storie. Porca troia, si sta scaricando. Devo spostare l'inquadratura, cazzarola. Ovviamente questa era dietro al treppiede. Beh, vabbè, sto robo è orribile. Quindi adesso tireremo via anche questa e lasceremo i baffetti, che saranno ancora peggio. Comunque sì, mi vedo un sacco più magro, ovviamente, perché la barba è un po' spessiva, no? Cioè, sta macchinetta non sta tagliando più. Cioè, così spaccano un sacco. No, guardate che fighi, sono fatti stortissimi. Però fanno power. Mamma mia, sono troppo cattivi. A parte che li ho lasciati sminchi, qua sono belli attaccati, come potete vedere. E di qua invece ho tagliato via. Però ci stanno. Beh, tiriamo via anche i pezzi sotto, lasciamo i baffi. Mamma mia, ragazzi, baffi da
Dal narcotrafficante messicano. Fare un po' porno attore, ci stanno. Sono figli, baffi. Non male, non male. Abbiamo una svizzera mattina. È che i baffetti così c'hanno style, c'hanno un certo style, ragazzi. Fa strano i baffi. Guardarmi fa veramente strano. Anche perché il cambiamento è veloce, quindi uno non fa in tempo ad abituarsi. È abbastanza scioccante la cosa. Però sembra che ho anche la testa più piccola, perché è più corta, perché prima con la barba sembrava più lunga. Niente, ragazzi, togliamo anche i baffetti e poi vabbè, passiamo ai capelli che non vi farò vedere per l'ennesima volta. E ecco qua, ragazzi, sono tornato. Ora magari do una passatina anche con la lametta. È tornato il vecchio Ombra. Ho acquisito tipo 10 anni in meno, probabilmente. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, se stavo meglio con la barba o senza. Chi già mi seguiva magari mi aveva già visto, ovviamente senza, però aspetto tanti commenti, o se magari vi piacevo con i baffi o con baffi a pizzetto o con i basettoni. Scrivetemi tutto qua sotto. Adesso, vabbè, vi do una passata alla lametta veloce e poi magari vi faccio vedere dopo che ho finito tutto. Ok, ragazzi, piccolo aggiornamento dopo che ho passato la lametta. Di qua non si nota molto perché c'è i tatuaggi. Ma qua, come potete vedere, sono completamente rosso e pieno di bolle. Anche un po' sotto e anche qua, anche se non si vede, cosa che tipo a me non è mai successa mentre mi facevo la barba, ovvero tante persone quando si fa una barba con la lametta si riempiono ogni volta di bolle, brufolini o comunque scoriezioni o comunque giusto la pelle molto irritata. Non mi è mai successo, non so se perché era già così sotto la barba, penso, perché comunque negli ultimi mesi a me la barba ha sempre dato da grattare parecchio, e magari il fatto della mascherina e tutto, e adesso la pelle era delicata, che era un bel po' che non ci passavo la lametta, mi sono riempito tutte di sti cosi. Spero vadano via. Adesso finisco, devo tenermi i capelli, farmi la doccia. Ragazzi, doccia finita, tutto bello lavato e sistemato. Niente, spero che anche questo video diverso vi sia piaciuto. Vedrò ora se tenermi la barba o farla ricrescere, non so, per ora mi vedo la faccia più piccola. è questione di abitudine, ovviamente. E nient'altro, vi ricordo di lasciare tanti like e commenti qui sotto. Condividete il video con chiunque conoscete, seguitemi se ancora non lo fate. Che altro dire? Nient'altro. Bella!